Oggi vi facciamo vedere come si fa un pacco alimentare. Con l'aiuto del buon Ivan abbiamo un pacco. Per finire il pezzo forte, il chilo e mezzo di biscotti. Questo è possibile solo grazie a voi che ci sostenete. Abbiamo fatto una campagna di crowdfunding, siamo molto molto felici per come ci state sostenendo, ma continuate a farlo, continuate a farlo perché le persone in difficoltà sono molte. Abbiamo attivato questa macchina, non vogliamo fermarci e vogliamo dare una mano a tutti per uscire da questa emergenza. Ciao belli! sera stranamente puntuale uh, in onore dei nostri ospiti come avrete visto dalla grafica parliamo di capitalismo e coronavirus in che direzione si sta uh, trasformando se si tra sta trasformando il capitalismo quali sono le scelte delle aziende quali sono le scelte dei governi per mh, fronteggiare questa emergenza e per approfittarne chi c'è stasera c'è Paolo Gerbaudo professore di politica digitale e Loris Caruso ricercatore in sociologia l Abbiamo ospitato anche all'OPG per presentare il suo libro, proprio che, insomma vi consigliamo, ora vi mettiamo anche il link incollato qui sotto, e che è uno dei promotori del Cantile delle Idee, non so se riusciamo, eccoli qua, sono già qua, li vedo, però esatto, Loris Ciao. non merita il sottopancio col nome. Buonasera, no non te l'avevano detto. È, è arrivato. È arrivato. Ciao, buonasera. Intanto veramente grazie. Quindi proviamo a animare un dibattito, stasera un dibattito di alto livello, meno male che ci sarò io ad abbassarlo. Partirei con ehm, questo è il mio doveroso compito. Se per voi va bene, io partirei con Paolo. Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo alle grandi multinazionali? Cosa sta succedendo in chiave economica col coronavirus? Ci perdono tutti, siamo tutti sulla stessa barca. Oppure eh, no, c'è qualcuno che insomma ci guadagna, a cui sta convenendo questa emergenza da un punto di vista economico. Sì, diciamo che la crisi coronavirus, che viene già descritta come corona shock, perché è uno shock a tutti i livelli, ha degli effetti eh, molto pesanti sull'economia che già stiamo vedendo. Ci sono diverse stime sul PIL, quelle più ottimiste ci dicono che ci sarà una perdita del PIL di circa il 5%, quelle più pessimiste del 15% addirittura. E diciamo che come abbiamo imparato negli ultimi anni è meglio essere pessimisti per quanto riguarda l'economia piuttosto che essere ottimisti quindi in generale crea un forte stress per l'economia e un forte stress per il capitalismo cioè, molte imprese capitaliste in particolare le imprese industriali sono ovviamente sotto pressione perché, per due motivi da un lato c'è una difficoltà eh, a far lavorare le persone dall'altro lato c'è una difficoltà a far consumare le persone come uno shock dai due lati Tuttavia, questo non significa che non ci siano persone che non ci stanno guadagnando sulla situazione. Il capitalismo digitale, che era già eh, trionfante prima di questa crisi, in qualche modo in questo momento si trova la verità. Ci sono diverse compagnie che vedono questa come un'opportunità di business, come un'opportunità di crescita, per ovvi motivi, perché eh, le persone sono costrette al distanziamento sociale, sono costrette a restare in casa per lunghi periodi e quindi non possono consumare eh, localmente diversi prodotti e servizi che prima consumavano localmente, banalmente andare al bar eh, o andare al ristorante o andare al negozietto locale eh, e, e così via. Quindi in questo contesto le imprese digitali che fondamentalmente hanno un modello di business che si basa sul rapporto diretto con la persona a casa, hanno in qualche modo in certi casi una possibilità di espandere ulteriormente il business. Il caso più evidente è chiaramente quello di Amazon, eh, la grande impresa di consegne, questo eh, grande mostro del capitalismo che è, è là tra le prime 4, prime 5 del mondo assieme a Alphabet, la compagnia di Google, assieme a Facebook, assieme a Apple e molte altre che ha incrementato il numero di consegne. Negli Stati Uniti, secondo alcune stime, stiamo parlando di un aumento addirittura del 35% delle consegne eh, sul mese di marzo e inizio aprile rispetto al marzo-aprile dell'anno precedente. Praticamente le consegne di Amazon hanno un momento di picco come i picchi conosciuti in momenti determinati dell'anno, ad esempio i periodi festivi, eh, prima di Natale o eh, durante eh, altri periodi dove c'è un alto volume eh, di consegne. Tant'è che Jeff Bezos, eh, proprietario di Amazon, eh, proprietario di una parte consistente delle sue azioni, che già era l'uomo più ricco del mondo, è diventato l'uomo ancora più ricco del mondo. Secondo eh, alcune stime, questo dato viene da Bloomberg News: eh, il suo patrimonio si è incrementato addirittura di 30 miliardi di dollari. Eh, per l'aumento delle azioni di Amazon che negli ultimi mesi sono aumentate di oltre il 30, quasi il 40%. Perché? Appunto perché c'è un aumento delle consegne e le persone preferiscono eh, spendere il meno tempo possibile fuori di casa. Se vanno fuori di casa vanno al supermercato, piuttosto che andare ai vari negozietti, per come dire, ridurre il tempo di esposizione. Tant'è che negli Stati Uniti, oltre a Amazon, anche Walmart... La grande compagnia di supermercati che ha devastato le piccole città, i piccoli centri americani, anche sta guadagnando, perché le persone se escono vanno a grande supermercato, fanno incetta di beni tutto in un colpo, eh, magari una o due volte a settimana, e non vanno invece nei diversi negozi. Altre compagnie come Airbnb ovviamente invece soffrono perché eh, è una compagnia legata al turismo e ovviamente in questo periodo eh, eh, le persone non fanno molto turismo, insomma, o non ne fanno nessuno. Altre compagnie, infine, eh, il caso di Zoom è eh, un caso interessante perché questa compagnia di videoconferenze è, è un momento in cui, non potendoci riunire fisicamente, non potendo partecipare a eventi, essendo tutto quanto fermo, c'è stata un'ondata molto grande di utilizzo di queste piattaforme di videoconferencing, in particolare questa piattaforma Zoom, che infatti è cresciuta eh, dell'11% nel, nell'ultimo mese. E eh, tra l'altro c'è stato un caso divertente per cui c'è stata è gonfiata in borsa un'altra compagnia che si chiamava Zoom Technologies, che non aveva niente a che fare con Zoom Video, eh, però insomma i capitalisti dove vedono lì un minimo margine di profitto si buttano anche al costo di, di sbagliare in maniera eclatante. Quindi questo è un po' il quadro, insomma, possiamo dire in sintesi che il capitalismo digitale, che già era trionfante, cioè già il capitalismo digitale è già il capitalismo, no? Non è più... Un outsider, non è più, è già eh, alla cima del, eh, del capitalismo. Vede questa crisi anche come un'opportunità di eh, guadagnare ulteriormente spazio e fondamentalmente mangiarsi quello spazio di mercato che verrà creato dalla distruzione della piccola distribuzione, del piccolo certo. commercio, cioè già era una cosa che vedevamo da anni. In qualsiasi città italiana le saracinesche abbassate, i piccoli negozi che non ce la fanno più a stare sul mercato, questa crisi sarà una mattanza per tanti piccoli negozi e lì si può inserire eh, questo grande behemoth del capitalismo digitale sostituendo quegli acquisti che prima venivano localmente nei negozi locali con consegne a domicilio online. Questo forse apre anche due temi perché è vero che parliamo di capitalismo digitale, è vero che c'è anche una parte fisica di Amazon ben consistente, prima qualcuno scriveva nei commenti, viene licenziato chi denuncia l'assenza di misure di sicurezza o l'inadeguatezza delle misure di sicurezza. Questo è, credo, un tema, è un tema Uh, rilevante perché c'è anche un ritorno al discorso sul lavoro uh, produttivo, manuale, propriamente detto, mh, proprio come tema in questa emergenza sanitaria anche soltanto l'obbligo di recarsi al lavoro, abbiamo visto sui i dati Istat, praticamente per il 70% dei dipendenti d'azienda in Lombardia e in Veneto, quindi ragioni, tra, ragioni colpitissime credo che l'altro tema che mh, aprisse, apriva la tua, uh, con le tue considerazioni è uh, anche legato a un processo di proletarizzazione o addirittura di sottoproletarizzazione perché se questa piccola uh, se il, il negoziante al dettaglio chiude se... Lo abbiamo, è un processo che abbiamo già visto, diciamo, eh, intorno a una decina d'anni fa, con eh, il, i, primi, come dire, i primi colpi della crisi qui in Italia, della crisi del 2008. Chiaramente questo processo però non è come molti già allora pensavano. Io almeno penso che non sia automaticamente un processo di presa di coscienza, di eh, rivolte, trasformazione sociale, eccetera, eccetera. Può anche semplicemente essere come dire, un disastro sociale e non necessariamente. Un, una trasformazione in senso progressivo positivo nei termini dell'equità della liberazione. Non so, poi appunto non so se mh, ti va di uh, da, darci qualche appunto su sì. questo oppure se vogliamo... Sì, secondo me è, 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 quello che dici è un po' come dire, il rischio che abbiamo adesso nei dibattiti sul coronavirus, che sono molto schiacciati tra un po' lo pessimista, eh. paranoico, alla gamben, lo sta ha Stato lo Stato per creare un'opportunità di dispotismo totalizzante, e, e molti altri, no? Chiaramente la sorveglianza è un problema, chiaramente la privacy è una cosa da difendere, però come dire, a me sembra che ci sia quasi un atteggiamento paranoico da parte di alcuni, eh, perché questa crisi, come dire, non l'ha creata nessuno, poi come la gestiscono è, è un'altra cosa. Dall'altro lato c'è anche il rischio di uno, una sorta di corona-ottimismo, eh, per cui, partendo da alcune cose positive che abbiamo visto in questa crisi, prima di tutto la manifestazione spontanea di solidarietà ai piccoli e grandi livelli, quello che state facendo con l'OPG, eh, mutualismo, eh, distribuzione di cibo, aiuto, ma anche a livello più diffuso, no? come tanti cittadini hanno espresso questo senso di solidarietà, solidarietà verso i medici, verso gli infermieri, porta alcune persone a presagire un futuro erosio dove finalmente le persone si rendono conto di quanto sia importante e così via. In realtà, eh, in realtà non è così. In realtà, probabilmente, come dire, quello che succederà è una intensificazione del conflitto e della lotta perché i margini sono sempre più stretti. Lo vediamo in Amazon nel caso di diversi scioperi spontanei che sono avvenuti in diversi centri di distribuzione perché i lavoratori di Amazon sono sottoposti già a stress normalmente e ora hanno un carico di lavoro più alto e, oltre al carico di lavoro, hanno dei rischi di contagio significativi. Ci sono stati diversi lavoratori di Amazon che sono stati infettati, sì. come diversi lavoratori delle poste, perché è proprio un settore della logistica dove sei eh, continuamente esposto al rischio di contagio, toccando diversi materiali, eh, diversi pacchi e così via. Eh, quindi, eh, Amazon, tra l'altro, ha già aumentato di 100.000 persone la forza di lavoro negli Stati Uniti, punta a impiegare altre 75.000 persone. Quindi, ad esempio, anche quei settori non è che non abbiano. Come dire, c'è anche un'opportunità per la lotta, nel senso che queste imprese sono alla ricerca di lavoro. Eh, eh, quindi, eh, insomma, per me il quadro generale è un quadro che porterà probabilmente a una grande lotta sociale eh, nei mesi prossimi, in cui sicuramente non bisogna abbassare la guardia, ma bisogna piuttosto prepararsi al fatto che le grandi compagnie, e i grandi gruppi di interesse cercheranno di approfittarsi di questa situazione per acquisire ancora più potere. Perfetto, Loris, vabbè, tu ci vuoi dare una ventata d'ottimismo, non mi pare. No, <ride> <ride> Racconta... no, no anche, anche, anche Paolo non, diciamo, non mi sembra sul versante pessimistico, secondo no. me. Probabilmente la cosa che succede è che siamo proprio in questo crinale, no? in cui, che, che succede sempre nelle crisi, diciamo, possono prendere una direzione o l'altra, e la cosa che mi sembra è che vengano proprio fuori, diciamo, contraddizioni, polarità, anche estremizzazioni di cose che erano già in campo e che adesso vengono fuori di più. Adesso per venire a, a delle domande che ci stiamo facendo, che ci facciamo noi nel nostro ambito, che ci si fa in generale, oscilliamo veramente fra il cambierà tutto. Appunto Paolo diceva il corona ottimismo alla Slavoj Zizek, no? oltre che a Gamben, però anche Zizek, non so, il, il corona distrugge il capitalismo automaticamente, oppure il non cambierà niente, oscilliamo fra questi due poli, no? qualcuno che dice va bene, c'è questa fase di transizione, però naturalmente noi, diciamo noi in generale, noi forze politiche, sociali, e classi sociali non abbiamo potere, gli altri ce l'hanno e quindi riusciranno col passare del tempo a ristabilire più o meno l'equilibrio. No? Secondo me è che non lo sappiamo. Non lo sappiamo, cioè, nessuna crisi di per sé produce determinate conseguenze: non le produce di per sé né in senso autoritario né in senso progressista, migliorativo, di emancipazione, eccetera. Ovviamente dipende dalle forze in campo. Lì dentro, però, dentro le forze in campo, secondo me è interessante provare a osservare che tipo proprio di, appunto, di polarità apre la crisi. No? Mm. Per esempio, è chiaro che è tornato in campo lo Stato, è chiaro, si vede, no? si vede, è tornato in campo da un punto di vista retorico. Noi siamo lo Stato, lo Stato c'è, non ti preoccupare, cittadino, che noi siamo presenti. È molto la retorica del governo italiano, questa, per esempio, sì. ma anche di altri governi. E come retorica, ma anche come politica. In questo senso, secondo me, la crisi di oggi è estremamente diversa da quella del 2008, ma la richiama in questo. E cioè, i capitalisti e i loro mezzi di comunicazione parlano sempre male dello Stato, tranne quando c'è la crisi. Cioè, poi, quando c'è la crisi, il fatto che il capitalismo non è il mercato. Questa cosa qua mi piace sempre ricordarla. Il capitalismo non è il mercato, il capitalismo è il mercato più lo Stato insieme. E se al mercato li togli lo Stato, non sta in piedi, diciamo, De degli elementi regolativi, il capitalismo ne ha bisogno, perché senza quelli poi ciclicamente entra in fasi di crisi piuttosto significative. Allora, questa crisi richiama quella del 2008, secondo me, solo in questo che a un certo punto, quando mancano le risorse fondamentali per riprodurre il sistema economico, ritorna in campo il ruolo dello Stato. Però che Stato è? Quanti mezzi ha? Quante cose può fare? Dov'è lo Stato? Lo Stato nostro è in Italia, lo Stato nostro è in Europa, lo Stato nostro è transnazionale, perché Stato vuol dire nazione solo fino a un certo punto, no? Cioè. Ci sono le funzioni dello Stato che possono essere... Un pezzo in Italia, un pezzo a Bruxelles, un pezzo a Washington, un pezzo a Pechino. Cos'è questo Stato? E questa è una prima polarità. Rientra in campo lo Stato, ma come? E facendo che cosa? E che cosa dice? Dice di essere lo Stato, ma lo è, riesce ad esserlo. No? Secondo me il balletto che stanno facendo in Italia, per stare all'Italia, lo Stato e la Confindustria è interessante perché. Non lo possiamo richiudere nella cosa, la confindustria comanda e lo Stato obbedisce a bacchetta, no? Perché non è così? No, è così già. E perché forse neanche le imprese hanno bisogno che sia così: hanno bisogno che ci sia un po' di, di elemento regolativo. Ed è vero che dal punto di vista del discorso, lo Stato come governo, come istituzioni, ha ripreso un po' di ruolo. Però a quel punto la domanda, di, secondo me, per noi è. Fino a che punto l'ha preso e potendo fare che cosa? Potendo fare che cosa? Di quello che è necessario, di quello che è giusto, ma anche appunto di quello che è efficace. Per cui secondo me si aprono delle tensioni e in cui nessun esito è predeterminato. Poi può essere che fra un anno siamo nella stessa situazione di un anno fa, può essere che siamo in una situazione diversa, ma non si sa. Quello di cui siamo sicuri è che i poteri economici di cui parlava Paolo, i poteri. Pubblici che fanno a fare in modo che più o meno la situazione si pianifichi. Quello che a me colpisce, eh, anche qua molto stando all'Italia, è proprio come, nonostante questa retorica, lo Stato c'è, lo Stato ritorna, non si riesce a esprimere questo governo, il governo italiano e le forze parlamentari, cioè le forze presenti in Parlamento anche di sinistra, non riescono a sollevare una parola politica su questa crisi. È chiaro che è una crisi che arriva, tra virgolette, da fuori, è sanitaria e non immediatamente economica, no? Però, ovviamente, come sappiamo, anche se viene da fuori, innesca moltissime dinamiche. Il fatto che ci sia in Parlamento una sinistra, nel governo una sinistra e un governo che tutto sommato potremmo definire di centrosinistra, non dei peggiori, ci potrebbero essere governi peggiori ovviamente di questo. Ci potrebbero essere ministri o, pre o presidenti del Consiglio che vanno in reparto col camice, per esempio, queste scene almeno ce le stiamo risparmiando, anche se hanno cercato di fare finta di esserlo, però nonostante questa conformazione politica, anche la sinistra di governo non riesce a esprimere una parola politica, cioè è una gestione della crisi mh, che ha alcuni aspetti, come dire, di decenza in cui però non si riesce a dare un segno politico e in cui l'unica cifra del discorso è tecnica, la scienza, il tenere in piedi il sistema economico, la ripresa, la ripartenza, l'affrontare le, l'emergenza sanitaria, anche necessariamente oh. però non si sta riuscendo ad andare al di là di questo. Forse le, le contraddizioni che si aprono fanno sì che ci sia la possibilità di andare al di là. Ma tu credi che questa, uh, prese questo presentare le soluzioni come soluzioni tecniche derivi esclusivamente da un tentativo di prendere tempo? Perché l'impressione poi in alcuni casi è anche questa, no? un tentativo di essere uh, cerchiobottisti, di prendere tempo, di non andare in fondo nella decisione, uh, di provare a capire come evolvono le cose. Quindi c'è semplicemente questa dimensione oppure, ed ecco che scatta il complottismo anche in me. C'è un presentarsi tecnico della politica perché quando io presento qualcosa come tecnica, scientifica, oggettiva, mi metto anche al riparo da ogni possibile opposizione, che sia da destra, da sinistra, da sopra, da sotto. Non è questo il punto, ma è chiaro che quando io presento la mia soluzione come una soluzione scientifica, tecnica, come l'unica possibile, chiunque interviene rispetto a quella soluzione è un disturbatore. Non è un oppositore, è qualcuno che semplicemente mette i bastoni tra le ruote e a chi vuole lavorare, a chi vuole risolvere. Per quale come dire, interpretazione di questo schiacciamento, di questa sovrapposizione fra tecnica e politica tu pro protendi, o anche tutte e due perché possono convivere? Eh? Uh -huh. Ma guarda, Paolo ha fatto, credo, ieri una bella trasmissione sul potere no? online. Sul complottismo, io penso che un pochino il potere sia sempre complotto per definizione, nel senso che tra strategia e complotto c'è un legame sì. estremamente sottile. No? E quindi questa cosa del complottismo, del fatto di tacciare, etichettare come complottismo ogni tentativo di capire se chi detiene il potere ha una strategia. Secondo me ogni tanto ci toglie anche la possibilità di provare a studiare il potere, no? perché immediatamente dice, vabbè, ma questa è una teoria complottistica, quindi non la prendiamo in considerazione. Ma il potere è anche verticale e quindi ha anche delle strategie, mette in campo dei mezzi, delle risorse, eccetera. Secondo me in questa fase le due cose che dicevi tu, Viola, sono vere tutte e due, a seconda delle figure. Cioè io credo ogni tanto, mi immagino di stare nei panni del ministro della Sanità. Che non penso che sia un membro della Spectre, diciamo, è uno che si trova lì, arriva a delle idee, ma perfino del presidente del consiglio. E per certi versi penso che non sappiano che pesci pigliare per certi versi lo penso. Penso che poi abbiano tutti i loro comitati di tecnici, di medici, di scienziati che a volte diciamo, sanno che pesci pigliare e a volte no. Perché secondo me è una delle altre grandi cose che viene fuori da tenere presente. In questo momento è che ci sono delle parole che dicevamo e che non sappiamo più benissimo cosa vogliono dire, a volte per fortuna, e una di queste è scienza. Fa il comitato degli scienziati. Ci sono alcuni scienziati, medici, epidemiologi, virologi, abbiamo imparato a conoscere queste figure. Di cui si supponeva, di cui molti supponevano, vabbè, ma lo scienziato ha fatto la ricerca è arrivato al risultato, quella è la scienza. Il problema è che la scienza non è questa certezza da un centinaio di anni, più o meno. Ma da, da mai, forse? Forse da mai, però diciamo, <ride> poi la scienza stessa ha detto: Guardate non so Dal sistema tolemaico in poi mi sa che sì, si è capito che non funzionava questa impostazione. Appunto, infatti, poi l'altro giorno senti invece il ministro Boccia, per esempio, dire: Io non prenderò una decisione finché non avrò l'incontrovertibile certezza scientifica. Come se la scienza fosse quella del 1882, però non è più quella, no? Quindi da un lato, secondo me, c'è anche un non sapere bene che direzione prendere, per quanto riguarda forse, diciamo, le classi dirigenti politiche, quelle che, che occupano delle funzioni e che arrivano da una storia o non di grande tradizione politica, come Conte, oppure chiamiamola così, di militanza, come il ministro della sanità. Però dall'altra parte ci sono i poteri, ci sono quelli finanziari che sono quelli che non si vedono e di cui si immaginano complotti, anche perché poi a volte li fanno, cioè quando decidono di farti salire lo spread possiamo non chiamarlo complotto, comunque decidono di speculare su di te. Ci sono quelli delle grandi istituzioni europee di cui vediamo una risposta, c'è stata, è, è, è un mettere insieme una risposta, è un mettere insieme una risposta probabilmente rimandata, ma facendo leva su quale ragionamento? su quale ragionamento e sul rendere disponibili risorse a chi, a quali stati, a quali fasce sociali di quegli stati, questo non lo sappiamo. Probabilmente quei due livelli si incrociano, c'è qualcuno che non sa bene cosa fare e c'è qualcuno che sono grandi istituzioni pubbliche e grandi imprese, quelle di cui parlava Paolo, che invece cercano di far andare le cose in un certo modo e questo è anche abbastanza visibile. Paolo, io prima di arrivare a che dobbiamo fare noi e ad altre, diciamo, amenità ti volevo chiedere una cosa che mi veniva in mente adesso mentre parlava, allora, mi è venuto in mente perché ho letto un tuo articolo su Bernie Sanders eccetera, quindi sul contesto statunitense ho visto che in qualche modo l'alt-right, avrai sicuramente seguito più e meglio di me, si è un po' impossessato no, di questo tema eh, della libertà la libertà dal lockdown eh, la possibilità in qualche modo di andare contro questa imposizione e quindi di riappropriarsi anche di un, di un elemento che mi verrebbe da chiamare vitalistico se, diciamo si potesse utilizzare in quel contesto. Ti volevo chiedere se avevi avuto proprio così è eh, proprio interrogazione a sorpresa: se avevi avuto modo di farti un'idea su, su questo tema, che però credo sia strettamente connesso anche a cosa deve fare l'altra parte, cioè a cosa dobbiamo fare noi, perché in qualche modo negli Stati Uniti, da quello che mi sembra di leggere e di capire, L'estrema destra, la destra, dell'outright, un discorso politico rispetto al coronavirus, al lockdown, a cosa si dovrebbe fare nel bene e nel male. Ovviamente a noi può non nel piacere, non piace, ma l'ha sviluppato e ha, secondo me, una sua potenza di comunicazione, ecco, uh, al netto, diciamo, di ogni valutazione nel merito. Quindi ti volevo chiedere cosa pensavi di questo, perché mi sembra anche collegato a. Quale potrebbe essere l'articolazione di un nostro discorso uh, su questa questione, su questa emergenza? Sì, lì c'è secondo me una cosa un po' sorprendente, nel senso che insomma, la, la destra e la destra dura, che insomma, con cui siamo cresciuti, perlomeno io sono cresciuto, l'immagine con cui sono cresciuto è un'immagine della destra responsabile, eh, lì già il dovere, che mette prima lo Stato, eh, che insomma si preoccupa della nazione e che, e che aderisce a quella visione, dovrebbe avere quindi questa visione come dire, comunitarista, no? diversa da quella solidale di sinistra, ma comunque, capito, ancorata a una visione eh, collettiva. Invece quello che vedi in questa fase è un libertarismo di destra che si associa a un estremismo autoritario di destra, il che è schizofrenico perché quando vedi questi manifestanti, queste proteste contro il lockdown negli Stati Uniti, eh, che protestano perché mi stanno togliendo la libertà, quando è evidente a tutti, insomma, a meno che gli imbecilli, che queste misure cioè, sono, sono prese per questioni fondamentali di salute pubblica, eh, ti viene veramente da, come dire, ti fa saltare un cortocircuito dalle coordinate ideologiche normali. Eh, in cui capisce che in fin dei conti, questi è lo, in fin dei conti, è sempre la stessa logica della destra che difende una cosa: la proprietà, e anche la destra sovranista, cosiddetta, difende la sovranità in termini di difesa della proprietà. Quindi que quelli che vanno a protestare non protestano con, per la libertà, nel senso di libertà di espressione, libertà di movimento, è libertà commerciale, libertà imprenditoriale, perché ovviamente anche gli imprenditori stanno soffrendo, no? Eh, in, in questa situazione, la stessa cosa con Bolsonaro in, in, in Brasile certo. e, e in altri posti. Salvini, secondo me, sarà in una situazione abbastanza imbarazzante se gli si farà notare che i suoi alleati. A lui non gli funziona funzionano. geograficamente, questa storia. Secondo me, sì. sì, i <ride> suoi alleati è, internazionali. è scartata <ride> geograficamente. Sì. Sulleati internazionali si sono dimostrati estremamente antiscientifici, no, non che Salvini sia particolarmente eh, come dire, amante della scienza, ma forse in qualche modo anche più pazzi di Salvini. Cioè, Salvini, Sel che è già un caso estremo ed, ed è pericoloso. I, i, in molti modi, ma se lo paragoni ancora a Trump e Bolsonaro, vedi che non è neanche più matto della sua compagnia di, eh, di alleati quindi il discorso, io quello che seguo un po' anche eh, la rete, le reti sociali quello che sta facendo un po' l'alt-right anche in Italia i, i leghisti e così via, cercano sempre di ributtarlo sull'immigrazione perché quella è la partita che sanno giocare in maniera esperta, allora cosa dicono? ci sono stati sbarchi eh, di nuovo l'altro giorno, ovviamente l'immigrazione è crollata in tutti i paesi, ovviamente gli sbarchi sono crollati, eh, però loro cercano di ributtare quel, no, quel sassorino lì, facendo questa comparazione tra gli italiani sono costretti a stare a casa, chiusi in casa, in quarantena, obbligati dallo Stato, invece lo Stato al contempo fa sbarcare la gente come se niente fosse, porte, case chiuse e porte aperte. No? Io non penso che sia una narrazione che funziona molto, anche perché poi... Il, questa, questa emergenza è una nemesi di tante cose, c'è, cioè, ad esempio, la questione dei braccianti agricoli, certo. che adesso, con tutti gli imprenditori agricoli caporali disperati che non arrivano più i lavoratori eh, immigrati che sfruttavano fino all'altro giorno pagandoli 3 euro eh, all'ora, e adesso sono disperati e dal centro-destra al centro-sinistra eh, ci sono suppliche o eh, i, i, azioni vergognose come quella di Bonaccini che dice: Mandiamo quelli del salario di cittadinanza. No? Quindi, su quel fronte, a meno che nel lungo periodo si torni a vedere un'alta ondata di immigrazione, sembrano un po' fermi. Dall'altro lato, ideologicamente, quello che stanno facendo è aumentare il conflitto anticinese, trasformando la Cina un po' nell'Unione Sovietica, no? nel senso che poi non serve solo a eh, attaccare la Cina, serve ad attaccare, ad esempio, il Movimento 5 Stelle o la parte eh, più cinofila del. Eh, cinofila, no, cinesofola, C C sinofila, so. sinofila, sinofila, sinofila. del Movimento eh, 5 Stelle, eh, come dire, pre presentandoli come amici della Cina. Addirittura la stampa di destra americana presenta Biden come un, come un collaborazionista cinese. È a questo livello che è arrivata la follia le dichiarazioni di Trump, chiamandolo il virus cinese, chiamandolo Kung Flu, no? come Kung Fu, ma Kung Flu. Uh -huh. eh, quindi quello è un fronte sicuramente di, eh, di azione. D'altro lato c'è un rischio di un ulteriore autoritarismo, perché questi devono spingere da qualche parte. La loro è una politica dell'accelerazione, non possono, come dire, tornare indietro. Quindi hai l'esempio di Orban in Ungheria, con misure autoritarie, l'esempio eh, della Slovenia. Eh, quindi Secondo me, sì, c'è da preoccuparsi rispetto al fatto che mh, dopo questa crisi, e nel corso di questa crisi, questi estremizzeranno ulteriormente la loro posizione perché, in qualche modo, sono a rischio anche i loro interessi. La sanità privata, eh, gli ospizi privati, no, in cui sono ficcati dentro fino al collo, eh, tutta perché questi sono appunto sovranisti in un senso estremamente ristretto di difesa della proprietà, hanno degli interessi sporchi. Da tutte le parti che devono difendere e lo faranno insomma con, uh, con tutti i mezzi che, che hanno. Mm. Un'ultimissima questione su questo, mo, mi ha preso questa fissazione stasera. Però, insomma, a me fa effetto che ci siano questi matti, perché poi se vedi anche i cartelli sono scritte delle cose meravigliose, anche perché poi c'è sempre chi è più realista del re, quindi probabilmente i loro vertici, ancora un minimo di raziocinio, lo mantengono. Quelli che li seguono sono proprio dei matti totali, però che dicono: non ci chiuderete in casa. Il rischio che io leggo è che la risposta in negativo a questo per converso sia no dobbiamo stare in casa, dobbiamo rispettare quello che ci dicono, le regole sono le regole. Ora nessuno di noi è matto che domani vuole andare in discoteca in 3000 a sudarci e eh, sternutirci addosso, però questo tipo di risposta paradossalmente conservatrice, paradossalmente come dire anche di subordinazione a un'indicazione che sempre meno è collegata a logiche precise, a indicazioni precise, rischia di fare apparire eh, il discorso di chi si oppone appunto all'altro, a chi per loro come un discorso semplicemente filogovernativo di grande sudditanza, di grande passività e anche un discorso pericoloso perché poi che ci possano essere e che ci siano già degli abusi dal punto di vista di eh, comportamenti autoritari, non parlo soltanto delle, dei singoli esponenti delle forze dell'ordine, ma nella organizzazione generale della gestione del lockdown o comunque nella gestione dei vari decreti mi sembra un rischio concreto. Allora è un po' questo che mi preoccupa, cioè che l'unico discorso che riusciamo a articolare dall'altra parte, mentre i matti dicono andiamo, usciamo, facciamo, siano ragazzi tutti a casina finché Conte non ci dice che, che o De Luca non ci dà il via. Insomma, sì, questo mi sembra un rischio reale. Io penso che in questo momento se ne è necessario avere iniziativa eh, politica, eh, perché è un momento, come ha detto prima Loris, è un momento di crisi, e quindi è un momento. Mh, Proprio per definizione di apertura, di eh, smottamento, di equilibri, in cui certo c'è lo shock dottrina, la dottrina shock del capitalismo della destra, ma anche eh, gli altri devono come dire, approfittare delle finestre di opportunità che si aprono in questo contesto. Eh, questo significa, secondo me, che bisogna anche spingere molto sulla questione delle rivendicazioni sociali che sono emerse in maniera chiara da questa crisi, a partire dalla sanità, non è più accettabile. Che la sanità sia trattata in questo modo. Non è più accettabile che i nostri ospedali non abbiano letti sufficienti a fare fronte alle emergenze e questo se l'ha visto già prima della crisi coronavirus, con le ondate di influenza invernale anche in Lombardia. E non è più accettabile che i lavoratori che sono essenziali, che sono fondamentali per la nostra sopravvivenza e salute, siano pagati una miseria. Non è più accettabile che i cassieri del supermercato, che le persone che lavorano nelle consegne, che gli agricoltori, che i camionisti, che le persone pulizie, venga trattato nel modo in cui è trattato. Questa è una cosa evidente. Ad esempio, in paesi come la Spagna, secondo me, si sta schiacciando molto di più sul rivendicare le lezioni sociali della crisi e sul anche inchiodare i responsabili politici del disastro della privatizzazione e della sanità. Un po' in Italia si sta facendo, ma secondo me non abbastanza perché... Quello che è successo in Italia, in particolare in Lombardia, ha delle precise responsabilità politiche. Ah. Ha delle precise responsabilità politiche e quindi non è possibile che chi ha preso quelle responsabilità politiche, che è ancora tra di noi ed è ancora ai vertici delle organizzazioni e dei partiti, possa semplicemente fare finta di non, di non avere nessuna responsabilità. Quindi secondo me, per chiudere, la cosa fondamentale da fare adesso è, prima di tutto, avere una visione, ma poi cominciare veramente a, a mobilitarsi. Perché c'è stata una coscientizzazione della popolazione. La popolazione si è resa conto di tante cose e bisogna sfruttare questa coscienza per mobilitare le persone. Loressa no, a questo punto chiederei a te: prima parlavamo del ruolo dello Stato, collegandoci al discorso di Paolo. Un dato c'è: se fino a qualche anno, ma forse anche qualche mese fa, Uh, qualcuno parlava, non so, di nazionalizzazioni o mh, andava contro a delle ricapitalizzazioni lo portavano via con la camicia di forza diceva, no, beh, è un matto, ci trova la macchina nel tempo, non so, roba così chiaramente invece questi discorsi esattamente come un discorso sulla sanità pubblica sulla tutela dei lavoratori oggi appare quanto più concreto che mai quanto meno ideologico nel senso deteriore nel quale a volte si usa questo termine che mai che impressione, che idea ti sei fatto tu? C'è effettivamente la possibilità anche in Italia, come mi sembra a distanza, e Paolo credo me lo confermasse, sta avvenendo in Spagna, cioè di in qualche modo far emergere la parte più sociale di queste rivendicazioni e quindi la risposta più sociale a questa crisi, di individuare precise responsabilità economiche o invece è ancora troppo forte l'idea di... Conte sei bellissimo, sei un gran figo, ti dobbiamo far lavorare, non ti dobbiamo dar fastidio, non, non dobbiamo dirti nulla cioè. e soprattutto cosa possiamo fare noi che poi tutto sommato nel, nel nostro piccolissimo tutti noi gli attivisti, uh, di attivisti di, di chi prova a impegnarsi per diciamo, un processo di trasformazione, non è che possiamo stare qui a fare gli spettatori e i commentatori come se eh. stessimo a guardare la partita di tennis tutto sommato mm. ci toccherebbe anche giocare no? Sì ma intanto partirei dalla cosa eh, sulla destra che, eh, di cui parlavi prima con Paolo, perché a me colpisce moltissimo questa cosa. Cioè, è vero che, per esempio, Salvini e la Meloni, come le destre radicali, adesso in questa situazione, sembrano spiazzate. No? Sembrano parlare un po' a vuoto, girare un po' a vuoto come i criceti sulla ruota, perché comunque il loro discorso anti-immigrazione non è la cosa, non è la questione in questo momento. Lari, scusa se ti interrompo, perché ci hanno scritto un commento che secondo me non può essere interessante. Secondo te può centrare qualcosa che qui non stanno al governo Bolsonaro, Johnson e Trump stanno al governo? Io, boh, cioè la mia risposta eh no, è certo, boh. Eh, può, guarda, mm. proprio lì stavo arrivando. Ah, okay. senso che, eh, alla fine però stiamo attenti a considerare gli spiazzati, cioè qual è la differenza, se, a me sembra, eh, tra le destre in orbita di governo, cioè che hanno governato o vogliono governare, comunque parlamentari diciamo, e le sinistre in orbita di governo che hanno governato o ambiscono credibilmente a governare, che le destre fanno sempre, sempre politica, sempre che stiano al governo, che stiano all'opposizione, quando li senti parlare non capisci a volte se sono al governo o all'opposizione, cioè tu potevi sentire Salvini al governo, poteva sembrare wow. uno dell'opposizione, e viceversa, no? La Meloni la senti all'opposizione sembra una di governo, nel senso che il confine è difficilmente tracciato perché fanno sempre politica. Il discorso sarebbe lungo, non tanto perché sono più bravi, ma perché diciamo hanno un gioco più facile, no? In ogni caso, fanno sempre politica, per cui in questa fase i governi fanno il lockdown, l'altra right fa la libertaria. Certo. Cioè trova quello spazio politico perché il governo, l'istituzione sta già facendo quella cosa lì e ne occupa un altro. Per cui questa politicità della destra, che una volta che da opposizione si trasforma in, in, in governo in quattro giorni diventa non più moderata di prima ma più radicale di prima, perché questo è quello che sta succedendo in questi decenni, no? Cioè la destra è opposizione, fa dei discorsi che noi diciamo folli, pazzi. Poi va al governo e non è che si modera, diventa più esagerata di prima. La sinistra ha fatto esattamente il contrario. No? Ogni tanto l'opposizione dici qualche cosa, poi vai al governo, bam, fine, chiusa la partita, no? responsabilità. Invece, ecco, questo qua secondo me è un primo elemento. Per quello prima dicevo, colpisce il silenzio della sinistra di governo. Non che stia zitta, ma fai webinar, fai seminari su. Sei al governo, cioè se sei al governo non fai il seminario, il seminario lo faccio io Paolo, associazioni culturali, eh, movimenti politici, eccetera, eccetera. Al governo la destra sa farsi pesare come politica e la sinistra quasi mai. Questo qua è un primo punto. Per quanto riguarda poi la, la cosa che dicevi, nazionalizzazioni, eccetera, io penso questo, mi sembra che anche storicamente sia andata un po' così. Eh, non, non ho assolutamente niente contro la parola ideologia, lo sappiamo. Insomma, ci conosciamo. Quindi però forse se c'è, faccio fatica a usare questa parola. No, perché comunque siamo in una fase drammatica. Però, se vogliamo usare la parola opportunità, opportunità non nel senso egoistico, perché tanto né io né te né Paolo non facciamo le cose per guadagnarci niente. Ma se Ragioniamo su come le cose che abbiamo sempre detto oggi possono diventare un po' più realistiche per, per la gran parte delle persone. Forse può essere che oltre al tradizionale criterio di giustizia che ci guida, no? perché tendenzialmente il discorso della sinistra è un discorso di giustizia in cui tu esprimi una posizione valoriale. No? Sarebbe giusto che le cose andassero così. Sarebbe giusto che fossero favorite quelle persone e non quelle altre o queste a discapito di quelle. Forse una fase come quella di adesso, la differenza che apre rispetto a questa normalità, diciamo le cose vanno in un certo modo e noi diciamo sarebbe giusto che andassero in un altro, è se riusciamo a trovare un incrocio tra quello che è giusto e i modi in cui il sistema esistente non riesce a rispondere alle persone su necessità vitali e fondamentali. Forse questo, in questo senso, forse alcune delle cose che noi diciamo abbiamo sempre detto, perché noi diciamo spesso anche giustamente avevamo ragione, perché poi quasi sempre abbiamo ragione. Cioè quando è scoppiata la crisi finanziaria del 2008, i movimenti alter globalizzazione, quelle robe, le dicevano da dieci anni, avevano ragione. Soltanto che dire avevamo ragione, naturalmente, non basta. Però può essere che un momento come questo, forse in parte. Renda più visibile che le cose che noi abbiamo sempre detto diventino non solo giuste, ma anche un po' necessarie. Necessarie per che cosa? Per vivere tutti il più possibile dignitosamente. Forse le cose in queste fasi si riequilibrano in questo punto medio, no? Non è più questione di essere, diciamo, per quel tipo di società o per quell'altro, così secco. Ma è, è, diventa questione che quel tipo di società è necessario per vivere dignitosamente. Allora forse noi possiamo provare a guadagnare questo registro di quelli che non solo dicono le cose per giustizia, ma anche perché sono più efficaci, perché diventano realizzabili e perché offrono un orizzonte di società che se lasci il sistema così com'è, invece non c'è come orizzonte, non si capisce dove stiamo andando. E, e finisco, eh? ovviamente, correlato alla possibilità di fare un discorso politico di questo tipo che poi ovviamente come, come sapete fate benissimo voi, OPG, potere al Popolo, non è solo un discorso ma è anche un insieme di pratiche, correlato c'è provare a diventare pesanti politicamente. Certo. Nel senso che noi siamo tanti, noi sinistra diffusa, culturale, militante, sociale, politica, eccetera, siamo tanti come attivisti, no? Ed è, e, e abbiamo anche tendenzialmente ragione. È impressionante, diciamo, la proporzione tra quanti siamo, quante ragioni abbiamo e quanto poco pesiamo. Siamo allora... proprio scarsi, cioè, perché siamo <ride> una cosa in cui No, siamo, gene... siamo generosissimi e bravissimi, però abbiamo, diciamo, <ride> no, no, andiamo, no, andiamo contro... leggermente contro corrente. Ecco, forse questa è una delle fasi in cui la corrente si allenta un po', cioè in cui sì. hai un pochino di metri in più in cui provare a nuotare, no? E allora provare a ragionare oltre che sulle forme del discorso, di quello che dici, anche sulla forma, come facciamo a pesare, forse diventa ancora più attuale, come facciamo a pesare insieme, naturalmente. Se, mi sembra che siamo partiti da Giorgia Gamben, ma ci stiamo rapidamente spostando verso Slavoj e no? Mi sembra che il percorso è stato quello. No, Paolo, dimmi! E, quindi ora rivolgo a te chiaramente questa domanda da un milione di dollari, ti giro la domanda. Come fare a pezzare? Secondo te, Paolo? Quali sono le strategie discorsive? Quali sono le strategie politiche? Ovviamente la ricetta non ce l'ha nessuno, se non stavamo qui a discettare, insomma, stavamo a fare qualcos'altro. Però, secondo te, qual è la strada? Allora Tre punti. Rispetto alla crisi coronavirus, smetterla di pensare al ritorno alla normalità, perché questa cosa durerà, se ci va bene, eh, fino a gennaio. Cioè, questa sembra la prospettiva. Insomma, bisogna veramente essere realistici rispetto al fatto che questa cosa continuerà in maniera più tenue, speriamo, con distanziamento sociale e così via. E bisogna quindi ragionare già su questa contingenza, perché non è neanche più solo breve termine, ormai è medio termine. E questa cosa avrà nell'immediato degli effetti devastanti, e anche dopo ci saranno degli effetti devastanti. Dobbiamo essere preparati a questo con una visione chiara di rivendicazioni che sono emerse da questa crisi, dal lavoro di cura, alla necessità di servizi sociali e servizi pubblici efficienti, alla necessità di redistribuzione, perché è inaccettabile che in questa fase i ricchi continuino a difendere i loro soldi manco fossero la loro vita. C'è una situazione di difficoltà della società, è una cosa fondamentale di responsabilità comune il fatto che chi ha più soldi contribuisca. Il secondo punto, secondo me, insomma, già Loris l'ha detto, eh, abbiamo ragione, abbiamo tante risorse, abbiamo tante capacità, il problema è che in politica la ragione è zoppa se non va con la forza. Cioè la politica è forza e capacità di imporre le proprie ragioni. Eh, non basta dire come giustamente dissero gli attivisti anticolobalizzazione dopo il 2008, avevamo visto giusto. Perché se no, allora rimaniamo a al livello dell'analisi, se poi non abbiamo la forza per imporre eh, quelle idee e quelle proposte. Infine, c'è un problema di etica, fondamentalmente. Eh, c'è una riottosità, una litigiosità dentro la sinistra. Che è eh, in qualche modo è devastante eh, per qualsiasi relazione politica e qualsiasi capacità di mettere assieme le forze. Tutti quanti pensano di avere ragione, tutti quanti pensano di essere gli unici che sono portatori della verità. E qui bisognerebbe forse anche parlare un po' dalla destra, nel senso che eh, la destra ha un istinto, per cui quando vedono qualcosa che fu funziona ci si buttano tutti sopra. Invece di passare tempo a dividersi, a mettere la. Eh, i puntini sulle IA insomma ci vuole veramente un po' di dovremmo approfittare di questo momento come un momento di fraternizzazione in cui veramente guardarci tutti quanti negli occhi capire la gravità della situazione capire la tragicità di quello che vivono tante persone e capire la responsabilità storica che abbiamo che veramente non, eh, è, una, è una questione di necessità non è una questione di mi piacerebbe così, io lo vorrei più rosa o più beige. O... Bisogna, essere, bisogna essere animati da un brutale realismo. E un brutale realismo forse ci può portare anche a più pragmaticità nel cercare di lavorare assieme, spingere tutti nella stessa direzione. Loris, non so se tu ci vuoi dare... Che... Ti voglio dire nei commenti sono arrivate una serie di bestemmie quando avete parlato di gennaio, ve lo dico. Cioè, perché c'è gente che <ride> si era illusa di andare a mare, quindi tra cui sono rimasti molto turbati. Certo il quindi... dottore Prinzi scrive che voleva farsi le vacanze. Sì, ma non solo lui, eh. c'è gente che è convinta che il 4 maggio sta sulla spiaggia. Okay, gallura, no, eh. solo per, per specificare: non chiusi in casa, eh, magari con periodi di isolamento, no? eh, roll in lockdown come li chiamano. Però, insomma, distanziamento sociale pesante. Eh, okay. Viaggi limitati, eh, misure di sicurezza, capito? La, la normalità se mai ci sarà un ritorno alla normalità di prima che non ci sarà, ma una situazione come dire sociale normale: insomma, dobbiamo veramente metterci nell'ottica. No, non che... l'hai migliorata. Eh. Ah, okay. <ride> cioè, se pensavi di averla migliorata, no, non, non so, certo. la... tu ci vuoi dare una, una speranza Somma... che andiamo a mare oppure niente, niente? Così possiamo stare a casa e come appunto ci diceva Davide Grasso qualche settimana fa, studiare, perché questa è l'occasione per studiare in maniera però come dire, professionale per capire cosa dobbiamo fare per poi avere un processo rivoluzionario non so se questa possa essere come dire una soluzione per investire questo tempo piuttosto che guardare e farla anche crescere mi sembra di capire in termini di capitale coltivare le piante sul <ride> balcone sono morte tutte, <ride> tutte non so vabbè allora se no tu no, no, no velocemente dici Dacci una speranza, se no niente. Se non ce la vuoi dare, torniamo così. cioè Netflix che ci aspetta. No, diciamo, il principio speranza per me è sempre aperto. Eh. Ci, ci può essere. A Apriamo me... il cuore alla speranza. Apriamo il cuore alla speranza, e anche alla rinascita delle piantine sul balcone. Ma secondo me la, la cosa che forse può funzionare di più è appunto. Come dire, il nostro discorso per certi versi si sta affermando, per certi versi, no? Intervento statale, sostegno. Però la cosa su cui forse vale di più la pena di lavorare è in che senso il discorso che abbiamo sempre fatto adesso diventa realizzabile. Dove, come, perché, a quali condizioni? Per me, questo è il piano. E per questo, beh, non, sono non sono né pessimista né ottimista, sono. Secondo me c'è un lavoro che si può fare ed è in questa direzione del porsi come quelli che credibilmente hanno le risposte giuste per questa fase. Poi non sappiamo quanto dura, come dura, eh, però forse quello è il piano, come dire, di lavorare su dove e come alcune cose che abbiamo sempre detto sono realizzabili e se ne aprono anche di nuove per un senso comune probabilmente più aperto ad ascoltare certe cose. Vabbè, di dire, no, comunque... Ad agosto andiamo tutti al mare lo stesso, eh. a questo punto facciamo: Ma come dove vai Valtrate. tu a Milano? A che mare devi andare a Milano? io Ho un tunnel, ho un tunnel sotterraneo, Se cre... in Se sbuchi, sbuchi, sbuchi direttamente. Ah, in Calabria, Calabria. pensavo in Liguria, no? no, no in Calabria. Calabria. In Calabria. Eh, La Liguria giusto. non è mare, è una cosa di... Sei è un... a quello che. Sei attento a quello che dici: sì, <ride> <Vabbè>. <ride> per molto meno, me ne hanno detto tutti quello. <ride> Vabbè, io ringrazio Loris, ringrazio Grazie Paolo. Grazie mille, è stata una Ciao. bella chiacchierata. Grazie mille. Grazie mille. Grazie per l'invito. Ciao a tutti.